Salve. Perché questa strana mascherina vi chiederete in una presentazione di un libro? E il motivo è molto semplice, perché se non ci fosse stata, se non ci fosse stato questo periodo di lockdown, io probabilmente non avrei avuto il coraggio di affrontare la lettura di un libro come questo, Congo, di un autore belga. Perché non avrei avuto il coraggio? Perché stiamo parlando di una sberla di 600 pagine circa e avrei avuto torto. Questo libro ho comprato credo un anno fa, non mi ricordo più come, ed era lì nella mia libreria che aspettava il momento opportuno, però ogni volta che lo guardavo insomma mi spaventavo un pochettino per questa mole e facevo male. Questo è un bellissimo libro, è la storia del Congo. È la storia del Congo a partire da quando il Congo comincia a esistere, ed esiste negli anni 800, nel XIX secolo, come un possedimento personale del re del Belgio. Cosa vuol dire un possedimento personale? Il re del Belgio riesce a farsi assegnare a lui, non come re del Belgio, ma proprio a lui, alla persona, il Congo, questo immenso territorio. E rimane suo, privato, a parte quindi lateralmente al fatto che lui era re del Belgio, rimane suo privato fino a quando è costretto da condizioni economiche a cederlo in qualche modo al Belgio stesso, a farlo diventare belga, e quindi a mettere sulle spalle della nazione tutte le difficoltà di questo enorme paese. La storia del Congo quindi va avanti. I periodi che analizza questo bellissimo libro sono dall'inizio dell'esistenza del Congo fino adesso. Un punto di svolta, adesso non vi sto a raccontare tutti i passaggi, un punto di svolta nel 1960 quando diventa indipendente. Che cos'è la storia del Congo? La storia di un immenso paese che possiede un'altrettanto immensa fortuna nel sottosuolo. Tutti i minerali più importanti e più i diamanti, aggiungiamoci anche i diamanti, sono presenti nel Congo. E quindi il Congo ha suscitato l'interesse di potenze straniere, sia le grandi potenze europee, Stati Uniti, eccetera, Cina, come vedremo verso la fine, sia le nazioni che lo circondano. La sua storia è stata una storia di povertà, ed è tuttora, una storia di follia, una storia di grandi conquiste e una storia di immani tragedie. A chi interessava il Congo, a parte la potenza occidentale? A tutti quelli che erano attorno, all'Uganda, al Burundi, a Tanzania, a Ruanda. Ed è stato fra l'altro tragedia, il Congo e il Ruanda, che è avvenuto questo in tutti e due, delle grandissime stragi di Tutsi e di Hutu che sono avvenute in quelle zone lì, dove sono stati decimati, un vero e proprio genocidio è avvenuto fra queste due etnie. E questa storia, ripeto, di sopruso, una storia di sfruttamento, ma è anche una storia a partire dalla nascita della nuova Repubblica del Congo nel 1960, di lotte interne assolutamente inimmaginabili, caratterizzate anche in questo caso da stragi terribili, stragi dove la popolazione aveva sempre la peggio, le popolazioni, perché il Congo non è costituito da un omogeneo gruppo di persone, è costituito da molte piccole nazioni, piccoli staterelli, zone che spesso sono autonome e spesso sono state autonome anche perché la voglia di mangiarsi tutto quello che c'era dei suoi governanti è arrivata a un punto in cui non c'erano neanche le vie di comunicazione all'interno di questo grande spazio. L'unica via che è rimasta sempre è il fiume Congo, che lo attraversa completamente, e il resto è stato distrutto sia prima della sua indipendenza sia dopo. Dopo, ricordiamo, dopo pochi mesi ci sono stati i colpi di Stato di Mobutu,
che ha regnato per un bel po', poi abbiamo il Kabila, il padre e figlio, che sono stati dei dittatori, ma dittatori tra l'altro non illuminati, che hanno pensato soltanto a utilizzare per sé le enormi ricchezze, ma in una sproporzione che è difficile anche considerare, insomma. E questa è stata la storia del Congo. Come sta finendo? Come sta finendo? Come finisce questa storia? Finisce negli ultimi anni. Allora, il libro è stato scritto nel 2010, quindi finisce qua questa storia. Negli ultimi anni, poco prima del 2010, è arrivata la Cina. La Cina, non a differenza degli altri, anche la Cina era naturalmente interessata alle enormi, infinite ricchezze del Congo, ma a differenza di chi è arrivato prima di lei, ha avuto, come dire, un nuovo approccio, cioè in cambio di tutte queste ricchezze, e naturalmente a proprio vantaggio, ha dato qualche cosa al Congo, ha dato delle strutture, quindi ha costruito le strade, ha costruito delle industrie, ha in qualche modo aiutato questa nazione ad avere un'infrastruttura decente, sempre naturalmente in una condizione di sfruttamento, però con un minimo di intelligenza, perché non ha voluto, ecco, sfruttare più possibile, ci mangiamo tutto quello che si può, che era un po' la logica di chi c'era prima, esterni e interni. La logica invece è stata: cerchiamo di crearci una situazione stabile, e praticamente adesso i cinesi sono i padroni del Congo. Apparentemente non lo sono, apparentemente non cercano di avere una serie di accordi, lo sfruttano, però in cambio danno una frazione di quello che prendono, che si portano via in infrastrutture, eccetera. Bene, chiaramente non è possibile riassumere tutto questo libro in una breve presentazione, però è scritto in modo molto brillante, ci sono moltissime interviste a personaggi che hanno vissuto, ovviamente quelli ancora vivi, le varie epoche storiche. L'autore, questo Benga, è ben introdotto all'interno della nazione, quindi la conosce molto bene, ha viaggiato moltissimo all'interno del Congo, poi racconta anche aspetti di tipo culturale, ci sono molti riferimenti per esempio alla musica congolese, che per un po' di anni è diventata veramente di moda anche in tutto il mondo. Sono successe delle cose in Congo, se pensate, forse qualcuno si ricorderà l'incontro fra Cassius Clay e Frazier, se non ricordo, che è avvenuto a Kinshasa, cioè Mobutu ha organizzato questo incontro di box, spendendo follie naturalmente, per il suo piacere, per fare questi grandissimi incontri, questi grandissimi spettacoli per la folla. Bene, ve lo rifaccio vedere, ecco qua Congo, fra l'altro una bella copertina. È un libro che costa i suoi 25 euro ed è edito da Feltrinelli. Io lo consiglio, ripeto, come ho detto all'inizio, non l'avrei affrontato, però averlo affrontato e letto, si legge anche abbastanza bene, si legge insomma in modo molto... L'unica cosa è che ci si perde un po' nei nomi, a volte non si capiva più niente, cioè, solo i nomi, però la storia era perfettamente chiara. Bene, buona lettura.